Buongiorno a tutti, bentornati in questa nuova puntata di The Letoxide Podcast. Oggi con noi abbiamo mio fratello Matteo, nonché Technical Director di CAM, nonché lo Steve Wozniak della CAM. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti, ciao, grazie. Il main topic di oggi è come progettare un macchinario industriale da zero, ma prima di entrare subito nel discorso, vogliamo sapere la storia in breve di Matteo. Matteo, raccontaci un po' com'è nata la tua passione per la meccanica e anche per le produzioni industriali. Buongiorno a tutti, e da dove nasce la passione per la meccanica? Beh, come ben sai, da quando ero bambino prendevo qualsiasi oggetto giocattolo, lo facevo a pezzi e con la caratteristica di non saperlo rimontare, però comunque Ci già avanzava sempre qualche sì, pezzo. qualche bullone, sì. E infatti pensavo, cioè, alla fine di ogni smontaggio che questi bulloni Non non servivano. servivano, ecco. Poi per fortuna negli anni ho migliorato, ho fatto pure una carriera, diciamo, universitaria. La prima passione, che è stata quella della bicicletta, che mi ha portato all'età di 12 anni a lavorare, Che oggi è che illegale, oggi è illegale, anche ricordiamolo. all'epoca, però non è che lavoravo, però andavo a un negozio di biciclette dove Sì. aiutavo, perché? Perché papà, che mi vedeva sempre a smontare le bici sue, allora disse: ma perché non vi a smontare le bici di Degli altri? altri, così Degli magari altri, abbiamo una quindi, bici buona a casa. e quindi niente, poi quindi ho avuto tutti i miei mentori nell'arco della mia vita. Poi all'età di 14-15 anni i primi motori a combustione interna, in particolare nell'amore viscerale per il Piaggio Ciao, che a 15 anni l'ho fatto bimotore, e quindi un Il primo sacco brevetto di Matteo brevetti, Marfisi. sì, Si quindi fino ad è arrivato ad arrivare. oggi ai due brevetti CAM, o meglio, la Dead Shaver di cui abbiamo parlato tanto è stata perfezionata da lui perché non funzionava, cioè l'idea c'era, il prototipo c'era, ma non lavorava 24 ore al giorno, non potevamo dare una garanzia ventennale al prodotto ai nostri clienti, e quindi è venuto lui, ha fatto più di 70 prototipi, o meglio 70 test. Alla fine della fiera siamo arrivati a questa Lead Shaver che è stato un successo, ma poi abbiamo alzato un po' la sticella con la Lead Shaver XL perché è arrivato un nostro storico cliente americano e ci ha chiesto se riuscivamo a fresare il lingotto da una tonnellata. Quindi tenete conto che stiamo parlando di un lingotto di 600 mm per 600 con un blocco Sì, da una una tonnellata tonnellata. circa. Noi dicemmo sì, abbiamo il progetto su cui Matteo comunque già stava lavorando, Sì, anche se era per un 3D, cioè non c'era nulla di realizzato. Noi siamo stati onesti dicendo che era un prototipo, quindi un progetto sul computer, e da lì è partita la nuova avventura della Lead Shaver XL, che è stata installata per la prima volta adesso, quindi la scorsa settimana sono tornati mesi e fa. c'è stato appunto il primo startup della Lead Shaver XL. Quindi entriamo nel vivo, come si fa una progettazione? E soprattutto perché bisogna progettare un nuovo macchinario industriale, tanto oggi ce n'è di tutto. Ci sono dei presupposti filosofici, ok? Quindi oltre a quella fame di meccanica interiore che devi avere per fare il progettista, devi anche essere un po' mentalmente libero, non devi avere dipendenze a livello di soluzioni, ok? Mi ricordo molto un professore, il mio professore di progettazione e sviluppo di prodotto, che diceva: al massimo vi potrete sposare con degli esseri umani, quindi con il proprio partner,
Ma con le soluzioni tecniche no, questo Mai. perché? Perché se ad esempio tu porti avanti una soluzione tecnica per una risoluzione di un problema, ma l'obiettivo è risolvere il problema, quindi se tu ti affezioni a una specifica soluzione tecnica, se oggettivamente quella soluzione non funziona, la devi abbandonare anche se hai investito tempo, Certo. denaro, energie, soprattutto mentali. Quindi di base devi essere libero perché la libertà ti dà anche una fantasia pura e quindi nella fantasia puoi captare, e questo mi ricollego anche a un discorso del non copiare, quindi le soluzioni Sono tecniche uniche. di altri settori o di altri, cioè di concorrenti, quindi non copiare è la strada maestra. Abbinato ovviamente alla fantasia e alla voglia di fare, altrimenti Che non poi fai. ricordiamo il perché bisogna progettare Sì. Sì, nuovi macchinari. questo era il come, mentre il perché è per risolvere i problemi dei clienti che Quindi appunto. semplificare le cose Assolutamente sì. all'operatore, al manager, al decision maker che acquista. Il nostro focus è sul migliorare la vita alle persone, che sia un operatore che sta lì sul forno, le scorie e quant'altro, soluzione migliorativa di vita e poi di costi tagliati e tanto altro sull'ambiente, ma di base c'è il miglioramento della vita dell'operatore che sta lì 8 ore, 10 ore al giorno e poi ovviamente anche del manager, del decision maker che deve Sì. acquistare un macchinario, spende milioni di euro, deve affidarsi ad un'azienda che sta lì e non prende i soldi e scappa, sta lì dopo 1 anno, 2 anni, 10 anni, perché ricordiamolo, il 90% dei nostri clienti sono tutti clienti di, boh, 30 anni fa, Decennali, mediamente. sì. Ad agosto andiamo in un cliente, il primo produttore di batterie al piombo in Italia, siamo fornitori, diciamo partner, perché non mi sento fornitore dal 2000, quindi stiamo parlando di 24 anni fa. Facendo un passo indietro, quindi abbiamo parlato del come, del perché. Ora voglio fare un passo indietro di qualche anno parlando della tesi tua Sì. Sì, sperimentale in ingegneria meccanica all'Aquila di qualche anno fa. Qual è stata la tua tesi? allora, che un po' si ricollega appunto al bisogno del cliente e ho portato avanti un progetto di KBE, quindi il Knowledge Based Engineering, quindi il know-how basato sull'ingegneria o comunque sull'ingegnerizzazione, che per un cliente può anche significare un Fondamentale. software di una macchina o in generale una macchina stessa ha, diciamo, dentro di sé il know-how per poter produrre una parte Assolutamente. di batteria o comunque di servizio che è comunque importante. Ok, Matteo, grazie mille della tua presenza qui oggi. È fondamentale Grazie a te. far conoscere in dettaglio tutto quello che succede qui dentro, come si progetta un macchinario. Se c'è un ragazzo che vuole introdursi al mondo dell'ingegneria, è una strada ardua, ma ne vale la È pena. bella, dai, è bella. Bisogna avere passione, voglia e fame. Ricordo invece a tutti i produttori di batterie al piombo del mondo che non hanno macchinari CAM di iniziare da qui. Il CAM Box, che è una risorsa gratuita che inviamo a tutti coloro che lo desiderano, arriva direttamente nel tuo ufficio. All'interno ci sono Quality Handbook, Operational Handbook, libro delle testimonianze e tanto altro, anzi, è un'offerta esclusiva. Solo se ricevi questo nel tuo ufficio è tutto gratis. Basta cliccare sul link qui sotto, compilare il form e in qualche giorno lo avrai diretto nel tuo ufficio. Mentre per tutti coloro che già hanno i macchinari GAM, basta scriverci per le novità su Fastmelt, Lead Shaver, tagliate questi costi e iniziate a vincere nel mercato delle batterie iniziando con l'ossido MOP. Questo è
Il podcast di CAM dell'Edoxide Specialist. Questo è Francesco Marfisi e Matteo. Alla Grazie a prossima. tutti. Ciao. Ciao. CAM, the Lead Oxide Specialists.